ottimo giro, siamo molto soddisfatti. Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Una Ferrari, Verstappen e Valtteri Bottas. Da fuori è apparsa come... Come pensi siano messi gli avversari questa... Non hai tirato molto in prova. Ti ringrazio. Ben fatto, risultato notevole. Cerca di girare così anche in gara. Il pubblico è a... Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. In pole position abbiamo la Ferrari. E appena dietro prende posto Max Verstappen. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Bottas, Leclerc, Sergio Perez e Hamilton, Ricciardo, Norris, Gasly e Fernando Alonso, Tsunoda, Vettel, Lance Stroll e Ocon, Raikkonen, Giovinazzi, George Russell e Mick Schumacher, Latifi e Nikita Mazepin. È quasi il momento. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Allora, com'è stata la partenza? Dopo avrai un po' più di aderenza, ma ora devi scaldare le gomme e ricorda di scaldare anche i freni. Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di partenza comincerà non appena tutti saranno sulla griglia. Tieniti pronto con la frizione.
questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. L'attacco dal tuo compagno di squadra è 6,4 secondi. Monta gomme morbide e nuove. È in quinta posizione. L'ultimo giro è stato 1 minuto 11,6. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 7,7 secondi. L'attacco dal tuo compagno di squadra è 11,2 secondi. Monta gomme morbide e nuove. È in sesta posizione. L'ultimo giro è stato 1,11,5. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 13,9 secondi. Monta gomme morbide usate. È in sesta posizione. L'ultimo giro è stato 1 minuto 12,7. Thank you.
stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 19,3 secondi. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Pronti, vai! Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Ok, il distacco da quella dietro è 2,3 secondi. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 9,2 secondi. L'ultimo giro è stato 1,14,8. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 9,2 secondi. Monta gomme medie e nuove. È in 17esima posizione. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 24,4 secondi. Monta gomme medie e nuove. È in 17esima posizione. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 26,6 secondi. Monta gomme medie e nuove. L'ultimo giro è stato 1 minuto 28,7. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 26,5 secondi. Monta gomme medie e nuove. È in 10ª posizione. L'ultimo giro è stato 1,28,7.
distacco dal tuo compagno di squadra è 29,2 secondi, monta gomme medie e nuove, è in settima posizione, l'ultimo giro è stato 1 minuto 12,6. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Distacco dal tuo compagno dietro di te è 31,6 secondi, monta gomme medie e nuove, è in settima posizione, l'ultimo giro è stato 1,12,4. Confermo la sosta al termine di questo giro. Il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Vai, vai, vai! Il distacco dal tuo compagno di squadra è 17,6 secondi, monta gomme medie e nuove, è in settima posizione, l'ultimo giro è stato 1 minuto 12,1.
distacco dal tuo compagno dietro di te è 21,2 secondi. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 21,2 secondi. Monta gomme medie e nuove. È in settima posizione. L'ultimo giro è stato 1,12,0. Il distacco da quella dietro è 15,2 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Assolutamente fantastico, davvero, ottimo lavoro. Fantastica performance della Ferrari che non ha mai esitato. Dimmi Luca, oggi in cosa si sono dimostrati superiori ai concorrenti? La Ferrari torna a fare festa dopo la grande prestazione di oggi e la macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. Non è stato il weekend migliore per il leader del campionato che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Passando al pilota del giorno, Luca, su chi cade la tua scelta? È difficile scegliere oggi, ma direi Sergio Perez, perché ha guidato veramente in modo fantastico. E passiamo ai costruttori. La Red Bull aumenta ancora i punti di vantaggio. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione. Ottimo weekend per questa scuderia che avanza in classifica. È stato un weekend fantastico per gli appassionati di Formula 1. Prestazione stupefacente, di sicuro.